1 agosto 2018 riparte stasera su Rai 1 l'ottava edizione di Talent Quale Show, il seguitissimo programma che puntata dopo puntata mette alla prova le doti interpretative dei personaggi del mondo spettacolo chiamati ad imitare cantanti di fama nazionale e internazionale. Al timone dello show c'è sempre lui, Carlo Conti, nome di punta della TV pubblica, amato dal pubblico per le sue doti di grande professionista e intrattenitore. A poche ore dal nuovo debutto televisivo, al conduttore sono arrivati gli auguri speciali della donna più importante della sua vita, la moglie Francesca Vaccaro, che dal suo account Instagram ha rivolto al marito i suoi auguri speciali. In bocca al lupo per stasera amore mio, ha scritto la donna in calce alla foto che la vede abbracciata all'uomo durante una vacanza in montagna. Nota per essere molto riservata, la coppia è felicemente sposata da 6 anni e ha un figlio, Matteo, di 4 anni e mezzo, che di certo, anche lui, stasera farà il tifo per il suo babbo. Un post condivisi da Francesca Vaccaro chiocciola Francesca Vaccaro 27 in data 7/14/2018 @515 per Tale e Quale Show 2018. Il cast sul palco si daranno battaglia alla Iena Andrea Agresti, le cantanti Roberta Bonanno e Alessandra Drusian voce dei Jalis, qui la video intervista, le showgirl Matilde Brandi, Antonella Elia e Gwendalina Tavassi, il cantautore Massimo Di Cataldo, gli attori Mario Ermito e Giovanni Vernia, e poi ancora Antonio Mezzancella, volto già noto del programma, Raimondo Todaro qui la video intervista in prestito da Ballando e Vladimir Luxuria. Al termine di ogni esibizione ognuno si sottoporrà ai voti della giuria, che si sommeranno a quelli che ogni sfidante, esprimendo la propria preferenza, sceglierà di assegnare a un concorrente rivale. Anche quest'anno non ci saranno eliminazioni, ma grazie alla somma delle due votazioni verrà decretato il vincitore di ogni puntata e sarà stilata una classifica parziale che porterà all'elezione del vincitore finale. Top Secret e Big Da, interpretare anche se all'appello, con 7 edizioni alle spalle, ne mancano davvero pochissimi. Carlo Conti se ne lascia sfuggire 2 ancora da portare sul palco: Ermal Meta e Gali.